Ciao a tutti e bentornati. Oggi andiamo a realizzare il vasco che ho pubblicato giorni fa sul mio canale YouTube. Allora, lo andremo a realizzare con questo bellissimo filato. Questo filato è 93% vicosa e 7% lurex metallico. Questo bellissimo filo argentato che è già dentro, diciamo, dentro il filato. E sono 50 grammi, 195 metri. Lo andremo a lavorare con l'uncinetto numero 3,5. Eccolo qua. Anche se qui porta il 4,5 mm. Allora, io l'ho realizzato con questo. Magari voi ci fate la prova e se vi rendete conto che l'uncinetto è troppo piccolo o troppo grande, lo cambiate, ecco. Allora, questo cappellino sarà per una dimensione di bimba, testa bimba, 2-3 anni. Io adesso vi faccio vedere come prendere le misure per realizzare un cappello. Allora, andiamo semplicemente a mettere il metro sulla mia bella modella, che è senza capelli, ma ha un bellissimo trucco. Allora, in questa maniera. Ok? Arriviamo alla fronte. Cercate sempre magari di mantenere sia un lato che l'altro nella stessa direzione, cioè come non arrivate fino all'orecchia, ma mantenete una distanza abbastanza, ecco qua, così. Allora, questa testolina misura 56 cm, vedete? Ok, allora come calcoliamo? Andiamo a fare questi nostri 56 cm diviso 3,14 uguale a 17,8. Allora, in questo caso io faccio sempre così, quando dopo la virgola, se c'è il 5, vado a lavorare sempre il numero precedente, cioè il 17. In questo caso è 17,8, io vado a calcolare direttamente 18 cm di circonferenza. Un'altra cosa che vi volevo dire, per questo modello andate a lavorare 4 cm in più, perché in pratica il basco dovrà arrivare fin qua e poi faremo l'altezza. E cosa dirvi altro? Niente, andremo a realizzarlo passo passo. I passaggi multipli, cioè ad esempio se noi dobbiamo fare un passaggio, ripeterlo per 3-4 volte, io ve lo dirò nel video e ci rivedremo poi alla fine della realizzazione dei 5, 3, 2, dipende i passaggi multipli che ci sono. E ok, niente, vi lascio il video, spero vi piaccia e vi lascerò anche il link sottostante di questo filato. Lo troverete ancora in offerta per oggi e domani. Poi l'offerta finirà e sarà nuovamente a prezzo pieno. E credo che adesso stia sui 40 centesimi il gomitolo, veramente un'offerta eccezionale. Ok, iniziamo il nostro lavoro. Allora, io ho portato un po' avanti il lavoro. Come vedete, io ho fatto un anello magico. Nell'anello magico ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e per ultimo andrò a lavorare la sedicesima maglia alta. L'ho portato avanti il lavoro in quanto questo già sicuramente lo saprete fare, l'anello magico è una cosa semplicissima. Ora andiamo a chiudere nelle prime 3 catenelle che formano la nostra maglia alta. Questo passaggio che andremo a fare adesso è molto importante, di seguito verrà una cosa in automatica. Allora, andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle, ok? Mi raccomando, attenzione dove puntate qui. Sotto le catenelle puntate l'uncinetto, passatelo dietro e nuovamente passatelo avanti. Allora, allargo la maglia così si vede meglio. Puntate qui e lo fate passare semplicemente in questo modo. Vedete? Così andiamo a lavorare una maglia a rilievo davanti. Ok? Tra la maglia a rilievo davanti e la maglia subito a fianco, vedete, questa è la seconda maglia a fianco, qui in mezzo nello spazio, non nel buco, ma nello spazio, andiamo a lavorare una maglia alta semplice. Ora nuovamente andiamo a fare una maglia a rilievo dietro. Come si fa? Puntiamo questa maglia qui, non andiamo a puntare come adesso così per farla a rilievo davanti, ma bensì di dietro. Allora facciamo questo movimento. Puntate dietro,
Fate uscire l'uncinetto, passatelo sulla maglia e subito andate a fianco tra questa maglia e la maglia che state per lavorare. Vedete? Tirate il filo, tirate leggermente e lavorate una maglia alta a rilievo dietro. Veramente molto semplice. Questo è il nostro primo gruppetto, ne dovranno uscire 8, ne facciamo un altro insieme. Nella maglia successiva facciamo una maglia a rilievo davanti, tra questa maglia a rilievo e la prossima maglia, al di mezzo, facciamo una maglia alta. E nuovamente una maglia a rilievo dietro. Vedete? Veramente molto semplice. Tirate leggermente e fate la maglia alta. Questo è il nostro secondo gruppetto, ne dovranno uscire 8 e ci vediamo alla fine. Ed eccoci qua, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 gruppetti. Ora andiamo a chiudere sulle nostre 3 prime catenelle. Ok? Allora andiamo a fare nuovamente 3 catenelle, 1, 2, 3. Sulla maglia alta sottostante a rilievo andiamo a lavorare nuovamente una maglia alta a rilievo. Ok? Ora è molto semplice in realtà, questo è il procedimento che dovremmo fare per tutti gli altri giri. Nelle due maglie a fianco andiamo a lavorare, mi raccomando, attenzione perché dietro la maglia alta a rilievo si nasconde la maglia. Allora, in questo caso, come vedete, sono 1, 2, qui andremo a lavorare la terza maglia. Come si fa? 1. In mezzo 2 e 3. Ok, quindi abbiamo fatto l'aumento. Qui ne abbiamo una, qui ne abbiamo due, qui ne abbiamo tre. Abbiamo fatto l'aumento alla seconda maglia. E ne abbiamo fatte tre. Ora andiamo a fare nuovamente una maglia a rilievo davanti e questo procedimento lo faremo per tutto il giro. Una 2 nello stesso buco, la terza maglia, vedete? E una maglia a rilievo davanti. E proseguiamo così per tutto il giro. Una maglia alta, due maglie alte, terza maglia alta, maglia a rilievo davanti. Ci vediamo alla fine del giro. Eccoci qua, terminato il giro. Un'altra cosa molto importante. Nell'ultimo giro avete le 3 catenelle che vi vale come una maglia alta, quindi non andrete a fare la maglia doppia nella stessa maglia sottostante, andate a lavorarne una, due e la terza sarà questa, cioè le 3 catenelle e andiamo a chiudere sulla prima catenella. E questo lavoro andrà fatto per tutti i giri successivi. Allora vi ripeto un'altra volta, una, due. E 3, mi raccomando, non vi dimenticate, questa sarà la vostra quarta maglia al fine del giro. Una maglia alta a rilievo davanti. Ok. E ora andremo a lavorare nuovamente una maglia alta in ogni maglia alta sottostante facendo un aumento. Come facciamo? Una maglia, seconda maglia alta. Vedete? Una, due, terza maglia alta e nella terza andremo a lavorare anche la quarta. Bene? E quarta. Guardate già come sembra carino il disegno. Allora, maglia alta a rilievo davanti. Una, due, nella terza andiamo a lavorare due maglie alte doppie. E continuiamo così per tutto il giro. Mi raccomando. Scusate se lo ripeto, alla chiusura di non fare la maglia alta doppia, perché questa qua sarà, cioè di contare questa come maglia alta doppia, questa sarà la vostra quarta, in pratica ne farete una, due, tre e la quarta sarà questa. Questa operazione l'andrete a fare per 13 giri. Totale, cioè conterete 1, 2, 3, questo è il nostro quarto giro,
lo andrete a ripetere per un totale di 13 volte. Ci rivediamo alla 13ª volta. Mi raccomando, ogni giro dovete poi aumentare. Se qui ne avete 4 maglie, tra una maglia alta rilievo davanti e l'altra, ogni giro ne dovrete avere una in più. Questo essendo il quarto giro, ne abbiamo 4. Al quinto giro fate idem, nella penultima andate ad aumentare. E sempre, infatti, se guardate, facciamo una, due, tre e quattro. E qui andiamo sempre a fare l'aumento nella, no, nella nostra ultima qui. And e così andrete a continuare. È veramente molto semplice. E niente, ci rivediamo al 13º giro. Ed eccoci qua. Allora, io sono andata a realizzare le file occorrenti. Il cappello che sto realizzando io è di 52 centimetri di circonferenza. Allora, facendo 52 diviso 3,14, il risultato è di 16,5 più i 4 centimetri che vi ho detto, andrò a finire sui 20 centimetri. Allora, ma vi faccio vedere. Io ho finito la misura che mi occorre, misurando da un lato all'altro sono quasi 21, da premettere che io l'ho tirato, quindi fate 20-21, a voi la scelta. Io ho fatto un centimetro in più perché la mamma mi ha contattato e mi ha detto di farlo leggermente più grande, quindi regolatevi voi. Comunque la norma è di 4 centimetri più grande. Io non sono andata a fare 13 giri, guardate un po': 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 11. Mi sono fermata all'11º giro in quanto ho realizzato già la misura che mi serviva. Ora come si procede? Si procede in questo modo, e questo procedimento, questi giri che vi sto dicendo, andranno fatti per 5 volte. Ripeto, se lo volete un po' più largo, come dire, un attimino che posiziono, un po' più largo alla testa, cioè un po' più lungo, come vi avevo spiegato, fate qualche giro in più. Tenete conto che poi verrà lavorata la lavorazione finale, che arriveremo poi sulle orecchie. Quindi io consiglio di fare 5 giri. Come andiamo a lavorare questi 5 giri? Semplicemente così. Allora, 1, 2 e 3 catenelle, sempre la maglia alta rilievo davanti, come abbiamo fatto fino adesso. Tutte le altre maglie andranno lavorate tutte a maglie di rilievo dietro, così otteniamo quell'effetto un po' più speciale. E nuovamente, puntando dietro, facciamo uscire l'uncinetto, passiamo davanti, giriamo, tiriamo il filo, tiriamo leggermente e facciamo la nostra maglia alta a rilievo dietro. E questo lo andiamo a fare per tutto il giro, senza fare aumenti. Questa è la cosa più importante, perché ormai la larghezza del nostro cappello l'abbiamo fatta e andremo a lavorare 5 volte, sempre così, lavorando tutte le maglie a rilievo, le maglie che erano prima delle semplici maglie alte, ora andranno lavorate tutte a maglie alte a rilievo dietro. Quella maglia alta a rilievo che abbiamo lavorata davanti andrà lavorata sempre davanti. Ora vi spiego il perché. In questo modo già il cappello si prende la forma, la piega, diciamo. Allora, questa è l'ultima maglia. Mi raccomando, non fate aumenti, ok? Lavorate l'ultima. Quando si presenta, qui di norma andrebbe fatta in mezzo l'aumento, invece qui andiamo semplicemente a fare la nostra maglia alta di rilievo, ok? Come vedete, già il cappello si piega. Allora, niente, andiamo a fare sempre la stessa cosa. Mi raccomando, non dimenticate tutte le maglie alte sottostanti, tutte a rilievo dietro. La maglia alta lavorata a rilievo davanti verrà lavorata a rilievo davanti. Ci vediamo alla chiusura del giro. Eccoci qua, io sono arrivata alla fine e ora andiamo a chiudere, ma non sulle catenelle, andiamo a chiudere sulla maglia alta rilievo. Ok, ora che facciamo nuovamente 3 catenelle, eccole qua, prendiamo
le nostre maglie, sia le 3 catenelle sottostanti, così magari non si vede poco di quelle 3 catenelle, che a me sinceramente non piace tanto. Vedete? Andandole a lavorare si vede un pochettino meno lo stacco. Ok, e ora continuiamo nuovamente a lavorare tutte le maglie a rilievo dietro, le continuiamo a lavorare a rilievo dietro. Ok? E nuovamente la maglia che si presenta a rilievo davanti, andiamo a lavorare a rilievo davanti. E questo lo facciamo per ben 5 volte. Ci vediamo alla fine dei 5 giri. Qua io ho finito la quinta fila, vi faccio vedere. Una, due, tre, quattro e la quinta. Ora andiamo a chiudere e andremo a fare i nostri giri definitivi. Andiamo a chiudere sempre qui nella maglia alta. Rilievo davanti. Ok, ora andremo a fare le diminuzioni. Come cosa facciamo? Allora, come prima cosa, le 3 catenelle che facciamo sempre. Ok, la maglia alta a rilievo davanti e poi andremo a saltare una maglia. La diminuzione consiste nel saltare la maglia successiva e la maglia precedente. Ok, allora non andiamo a lavorare la maglia successiva, bensì la prossima, sempre a maglia di rilievo dietro. Ora andiamo ad alternare, allora maglia a rilievo davanti, maglia a rilievo dietro, la prossima maglia a rilievo davanti. Ok, nuovamente maglia a rilievo dietro. Maglia a rilievo davanti, maglia a rilievo dietro, maglia a rilievo davanti, maglia a rilievo dietro, maglia a rilievo davanti. Maglia a rilievo dietro. Questa maglia andiamo a saltare, quella prima della maglia a rilievo davanti. Ok, quindi non si lavora, si va direttamente alla maglia a rilievo davanti. Si salta la prossima maglia a rilievo dietro e si va a lavorare una maglia a rilievo dietro alla seconda maglia. Ok, allora questa si salta. E andiamo a lavorare nella prossima. E queste sono le nostre diminuzioni, una maglia e la seconda maglia. Ok, questo lavoro lo andiamo a fare per tutto il giro. Poi ci ritroviamo nel prossimo giro, che sarà senza diminuzioni e verrà lavorato nello stesso modo per 4 volte. Ok. E proseguiamo sempre così, una maglia a rilievo davanti, una maglia a rilievo dietro, una maglia a rilievo davanti, una maglia a rilievo dietro. Accibicchia, questa non vuole andare. Ok, succede anche questo quando si fanno i video, una davanti, una dietro, questa si salta, questa maglia qua si salta, si lavora questa. La prossima maglia si salta e si va a lavorare una a rilievo dietro. Ci rivediamo alla fine del giro. Qua terminato il giro. Ora andiamo a chiudere con la maglia bassissima nella maglia a rilievo davanti e si continua in questo modo. 1, 2, 3 catenelle. Ok, prendiamo sempre le catenelle sottostanti con la maglia alta a rilievo davanti, così non sembrano le catenelle. E ora andiamo a lavorare ogni maglia così come si presenta, senza fare diminuzioni.
magari, guardate, adesso vi mostro il cappello, incomincia già a prendere questa forma. Vedete, incomincia in pratica, questa è l'altezza che poi andrà ad arrivare fin quasi sulle orecchie e questo direttamente sulle orecchie. Allora, incomincia a farsi la forma tonda. Vedete? Se magari vi rendete conto, potete fare una cosa, potete misurare l'interno da qua fin qua, sono circa 13 centimetri, vedete? E vanno bene perché tenete conto che il cappello si allarga. Se lo volete fare ancora un po' più stretto, fate altre diminuzioni. Io andrò a lavorare così, anzi, già che vi conto quante maglie sono in questo giro. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 maglie sono le mie. Se voi magari le volete fare più piccole, fate sempre la stessa diminuzione come abbiamo fatto fino adesso. Magari saltate la prima, la seconda lavorate a maglia alta e rilievo davanti, saltate la terza, andate a lavorare nella prossima maglia alta e rilievo davanti. E niente, andremo a fare ora una maglia a rilievo davanti e una dietro, così come si presentano, per altri 4 giri. Quindi il giro precedente più 4 altri giri, in tutto 5. Ci rivediamo alla fine del lavoro. Ed eccoci qua, come potete vedere io non ho ancora chiuso il lavoro, perché sinceramente lo vorrei fare un altro centimetro più lungo in questa parte dell'orecchio. A me piace tantissimo, come vedete, qui c'è la maglia semplice, questa è la maglia rilievo lavorata di dietro e questa alternata, la maglia rilievo davanti e la maglia rilievo dietro. Sono molto soddisfatta di questo lavoro. Io credo che applicherò un fiorellino lavorato sempre con la stessa lana, però quella che vi ho fatto vedere nel video precedente, quella rosa chiaro, sempre con il filo lamé. E niente, cosa dirvi? Spero vi sia piaciuto questo video. Mi farebbe piacere commenti, se mi lasciate un like o condividete questa mia nuova creazione. E nel prossimo video andremo a lavorare un cappellino bimbo baby proprio da neonato e lo andrò a realizzare nella versione maschile, visto che faccio sempre cose femminili, mi hanno richiesto una versione di cappello baby maschile. E niente che dirvi, vi ripeto, se vi rendete conto che lo volete avere un po' più lungo, fate un'altra, una, due file altre, quindi lavorate altre una, due. Io credo proprio che ne andrò a lavorare un'altra e arriverò così a metà orecchia. Andiamo a vedere un po', magari quando la provo sulla bambina, quello che mi dice la mamma. Va bene, io vi ringrazio, vi saluto e vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!